questo luogo sacro nel 1888, 120 anni fa, è apparsa la Madonna con Gesù morto tra le braccia. Inizio della Via Matris, i sette dolori della Madonna. Oggi il ricordo delle apparizioni si lega con la festa della Divina Misericordia. Voi sapete che oggi, per volere di Giovanni Paolo II, che era molto legato a questa festa, a questo Vangelo, poi vi dirò come lui lo spiega, questa particolarissima coincidenza
si lega in un unico grande messaggio. Dio è dolcissimo, Dio è misericordia, Dio raccoglie ogni cuore che, sconfitto dalla vita, segnato dal male e dal peccato, segnato dalle ferite della vita, entra in speranza proprio perché raccolto da Lui. È avvenuto così a Tommaso, avete sentito il racconto. Non chiamatelo l'incredulo, chiamatelo invece un credente che sempre più con fatica arriva alla fede. Tommaso è uguale a ciascuno di noi. Quante volte noi abbiamo detto: finché non vedo non ci credo, finché non sono certo di una cosa io non ci credo. Tommaso è così, è una figura concreta, un apostolo che vuole capire, vuole vedere, vuole in fondo fare esperienza di Dio. Ed eccolo allora fuori gioco, perché gli altri hanno visto Gesù e lui no. Quel Gesù che... Grazie.